Le notizie che siamo riusciti a raccogliere nelle ultime ore rispetto alle reali intenzioni del gruppo Arevedi sulla farina di Servola ci portano a dire che il sindaco Cosolini dovrebbe prendere atto del fallimento della sua politica sullo stabilimento più importante della città e sul problema di inquinamento ambientale del più grave sul nostro territorio e quindi rassegnare le dimissioni. Questa l'afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Stefano Pattuanelli. Il deputato di 5 Stelle invece Aris Prodani sottolinea che solo pochi mesi fa abbiamo salutato con favore l'inserimento della ferriera nelle aree di crisi industriali complesse, una decisione che avrebbe dovuto aprire un nuovo capitolo per l'impianto industriale e per la città. Il decreto ministeriale prevedeva tempistiche, modalità di attuazione e obiettivi chiari. La verità è che al momento anche a livello ministeriale è calato il silenzio più assoluto e non è stato fatto nessun passo avanti. Ci aspettiamo quindi un cambio di rotta, conclude, e che finalmente vengano coinvolti le amministrazioni locali, i cittadini in scelte che riguardano la salute, il futuro occupazionale di Trieste. Chissà se l'occasione di Trieste Next di fine mese con la presenza del ministro dello sviluppo economico Zanonato non sarà l'occasione per vedere pro e contro con una manifestazione contro appunto questa situazione di impasse sia da un lato che dall'altro. Ascoltiamo ora l'intervista a Stefano Pattuanelli. Partendo dalla consulenza a Rosato, ex direttore dello stabilimento di Servola che il comune ha affidato, e vedete quello che ci ha detto Pattuanelli. Beh, non solo sulla consulenza, in realtà puntiamo il dito anche sulle conseguenze della consulenza, una consulenza che ha avuto come sbocco quello che pensavamo fosse lo sbocco naturale fin dall'inizio. L'abbiamo detto già in tempi non sospetti, cioè la prosecuzione dell'attività siderurgica tale quale viene fatta adesso. L'ingegner Rosato era direttore dello stabilimento nel momento in cui Arvedi era interessato alla ferriera di Servola diversi anni fa. Ed ora scopriamo che sarà amministratore unico della società che ha richiesto l'affitto di 6 mesi del ramo d'azienda. Scusi, ma se quando c'era lui. Quando c'erano le varie gestioni, peraltro, è sempre andata male. Perché stavolta dovrebbe andare bene? Beh, non deve chiedere a noi questa... la nostra posizione è molto chiara. Noi pensiamo che le cose non andranno bene, che continueranno ad andare come oggi. Ma soprattutto pensiamo che questo fosse il piano sin dall'inizio. Cioè non si è mai parlato, in realtà, nella consulenza di Rosato, di una riconversione o di un cambio di attività industriale in quell'area. Non c'è il rischio che quei 15 milioni di euro, e non solo, stanziati dalla regione, alla fine siano un regalo ancora una volta a chi viene qui, finisce i soldi e poi ciao, arrivederci, e il pubblico continua, perché con tutti i soldi che abbiamo speso in questi anni nella ferriera, allora, o mantenevamo a vita dipendenti e stavano tutti su 2.000-2.500 euro comunamente, o veramente l'avremmo buttato su tutto, rifatto tutto, e probabilmente avremmo fatto ancora tante altre cose di più. Perché qua sono fiumi e fiumi di soldi che ogni volta vanno veramente a fondo perduto. Ma io credo che non ci sia un rischio, che sia una certezza questo, ma l'evidenza di ciò è proprio nella visura camerale della società che ha oggi richiesto i 6 mesi di affitto, una società che ha 50.000 euro di capitale sociale, è una società a socio unico ed è una società con un amministratore unico, cioè pochissime persone. Perché? Perché l'imprenditore in realtà non vuole rischiare assolutamente nulla, non vuole mettersi nei pasticci attraverso un investimento reale, vuole semplicemente capire se riesce a sfruttare una situazione di convergenza anche politica di questo territorio, quindi sfruttare i soldi pubblici che verranno messi e che sono già stati messi, 15 milioni dalla regione, per continuare la produzione siderurgica così com'è, per diventare il primo gruppo italiano nella siderurgia, e dopodiché fra qualche anno si ricomincerà a discutere di emissioni, di riconversione eccetera. Ma è un film che abbiamo già visto diverse volte in questi anni. L'ultima battuta la scorsa settimana, complice anche il Borino, anche il centro città è stato invaso nuovamente dai fumi. Io mi ricordo alcuni mesi fa eravamo qui con l'Eureni che ha presentato i dati che almeno sulla carta davano una situazione migliore, però poi alla fine vediamo che appena le condizioni atmosferiche favoriscono l'arrivo dei fumi in città, anche chi non sta là vede che non è cambiato assolutamente nulla. Allora, c'è qualcosa che si può fare o sono solo tanti proclami buttati là? Comincio dalla fine, sì. L'unica cosa che si può fare è cambiare tipologia di industria presente su quel sito. Punto. Questa è l'unica cosa che si può fare. Non possiamo affrontare
situazioni di inquinamento straordinarie con strumenti ordinari. E purtroppo la situazione straordinaria per la Ferriara è quotidiana, quindi non è mai straordinaria. L'ordinarietà è straordinaria. E poi dobbiamo metterci in testa che il problema dell'inquinamento non è un problema dei cittadini di Servola, ma è un problema dei cittadini di Trieste. C'è anche la diossina, che non ne parliamo più da tanto. Sì, Arvedi è anche famoso per questo, tra l'altro. Anche Cremona ha avuto diverse rogne con la diossina, quindi non credo che verrà qui a fare grandi investimenti ambientali. Io vivo a San Luigi, vi posso assicurare che la Ferriara la sento dal punto di vista del rumore ogni notte e la odoro ogni notte, per cui non è vero che è un problema dei cittadini di Servola. La città è inquinata dalla Ferriera di Servola, è imbrattata dalla Ferriera di Servola e crediamo che l'unico modo per risolvere questo problema è cambiare tipologia di impianti produttivi. Un'ultimissima cosa, perché proprio notevolmente un anno fa circa, anche un anno e mezzo fa, l'ingegner Caputi, che è dell'area, disse che a Servola l'inquinamento l'avremmo avuto risolvere in gran parte chiudendo il traffico veicolare, ecco, fermo restando che in molti siamo messi a ridere, ma com'è possibile che dei dirigenti, delle persone facciano dichiarazioni di questo genere? Ma guardi, io non, sinceramente non ricordavo questa dichiarazione, e non l'ho letta, quindi rispondo in modo astratto, non sulla dichiarazione di ingegner Caputi. Credo che bisogni sempre ricordarsi che ci sono delle persone che li vivono e che vivono la quotidianità, mentre noi la sentiamo come odori, no? E come rumore, ci sono delle persone che quotidianamente convivono con la polvere, con il nero che si deposita sui balconi, sulle finestre, sulle macchine, e quindi tutte le dichiarazioni in ordine all'imbrattamento della Ferriera devono essere fatte con i piedi di piombo e con rispetto per chi ogni giorno è costretto a vivere in quelle situazioni.